Ben ritrovati di nuovo su ReviewU, mi trovo nella mia home gym, come vedete al di sopra c'è il rack 900 che sono già andato a recensire e come vi avevo promesso vi vado a far vedere da vicino la bench 900 della Decathlon. Ma prima di iniziare col video vi invito ad andare a guardare, se non l'avete ancora fatto anche dopo, il video della trasformazione del deposito stanzino che prima avevo in questa home gym. È davvero un video interessante secondo me, che vi può anche ispirare e essere utile. Andate anche ad iscrivervi al canale perché trovate tante recensioni a tema home gym anche di questi prodotti che vedete, che ho acquistato e che sono già stati recensiti o andrò a recensire. Iniziamo subito con la review. Prezzo 119,99 euro, acquistata direttamente sul sito della Decathlon e poi ritirata in negozio. Al momento è davvero difficile acquistare articoli da palestra perché non si trovano facilmente sia sul sito della Decathlon ma in generale, quindi un po' di pazienza e state sempre lì a controllare finché torna disponibile l'articolo. Dimensioni: abbiamo le dimensioni effettive di 141 cm x 52 x 41 cm, come vedete sono riportate, e come carico massimo del peso abbiamo 130 kg o come carico di pesi 120 kg. Io vi dico che potete tranquillamente fare panca piana e tutti gli altri esercizi con i manubri e non solo, anche gli addominali tra l'altro, su questa panca, perché è davvero stabile, lo dimostrano soprattutto, come vedete, i piedi di questa forma, quindi rettangolare, che la rendono veramente salda. Guardate, non si muove neanche a spostarla. Avete poi la possibilità di regolare il sellino tramite una valvola che trovate al di sotto, come anche di rimuovere e rimettere questo attrezzo per andare a tenere ferme i piedi, le caviglie quando andate a fare, che ne so, gli addominali. Comunque sia, la cosa anche che mi piace di questa panca è il fatto che, oltre a poterlo usare per la panca piana, perché non c'è neanche tanto gap tra il sedile e lo schienale, è il fatto che potete regolarla partendo dall'inclinazione di 90 gradi fino a addirittura declinarla, quindi a scendere sotto lo zero. Come vedete si va tranquillamente sotto lo zero e quindi si possono fare, che ne so, anche le croci basse per il petto. Vi faccio anche vedere un'altra cosa che mi ha colpito, sono le rotelline, che non in tutte le panche sono presenti, quindi potete semplicemente alzarla dal sellino e muoverla per la vostra home gym senza dover quindi prendere pesi inutili eccetera. Anche le cuciture, il cuscino in spugna e anche la parte sul retro è davvero stabile e quindi secondo me non è male per una panchetta che alla fine pagate sui 120 euro. Istruzioni facili, come vedete è tutto numerato tramite letterine, 15 minuti sono gli attrezzi per montarla e vi dico che in mezz'oretta massima, se siete un po' più imbranati, riuscite a montarla senza problemi. Non restano le impronte una volta che ci si appoggia, quindi anche qui un punto a favore. Arriviamo alle considerazioni finali. Devo dire che la sto utilizzando ormai da alcuni mesi, mi ci sto trovando bene, non ci sono, come vedete, segni di grinze sulla parte che ricopre lo schienale o il sellino, quindi buoni materiali, stabilissima anche rispetto ad una panca della palestra che costa tantissimi soldi. Questa è davvero stabile, potete caricarci i pesi che volete e comunque devo dire che non mostra segni di cedimento, di instabilità, non trabocca, insomma, anche per il fatto che i piedi, come avete visto, sono rettangolari, sono pesanti, ricoprono una vasta superficie della pavimentazione, quindi la rendono veramente stabile. Poi il fatto che è inclinabile e la potete regolare come volete è un punto sicuramente positivo, e anche l'attrezzo per tenere i piedi e fare gli addominali potete levarlo quando vi pare. Vi lascio in descrizione i link generali dei prodotti della palestra che vedete qua, l'elastico, il timer e le altre cose, e prossimamente forse farò un video su questa panca della Marabo Sport che vi permette di fare leg curl e leg extension e anche montare l'attrezzo per fare la panca squat
e vediamo un attimo se magari vi interessa questo tipo di video. Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e lasciatemi un like.